di competenza di poteri nei confronti della regione da risolvere per dare maggiore azione alla città metropolitana, questo in sintesi sembra di capire. Ma adesso si stanno definendo l'affidamento delle funzioni alla città metropolitana. Poi io da sempre sono convinto, da quando facevo il parlamentare europeo, adesso da sindaco di Napoli e sindaco della città metropolitana, che i fondi europei debbano andare soprattutto direttamente alle grandi aree urbane, alle città. Questa è una sfida che Bruxelles condivide, c'è un po' di resistenza, anche comprensibile, però va scardinata questa resistenza. Ma non lo dico in modo polemico, credo le regioni debbano fare una programmazione di carattere generale, ma i fondi europei debbano andare direttamente alle città, in modo da evitare la vergogna che sono restituiti indietro, vengono dati alle città con un ritardo incredibile e noi sindaci dobbiamo fare la corsa contro il tempo per spenderli fino all'ultimo centesimo. Ho detto che in un anno di città metropolitana non sono arrivati trasferimenti in più da parte del governo. No, nonostante il governo abbiamo raggiunto dei risultati che non si vedevano dal dopo terremoto. Soltanto nel dopo terremoto c'era il fiume di denaro che la politica in parte si è mangiato, in gran parte. Oggi noi investiamo con cifre che abbiamo dato in conferenza stampa, che sono fotografie chiare: edilizia scolastica, assi viari, dissesto idrogeologico, coste, sociale e cultura addirittura, che erano state tagliate dalla Del Rio. Credo che questo è frutto di un impegno serissimo di tutto il personale della città metropolitana, un utilizzo oculato della finanza pubblica e un'interpretazione corretta delle maglie rigide che strangolano della finanza nazionale. Poi lo sappiamo che ormai i governi abbandonano i sindaci al loro destino, anzi sono i sindaci e le città che finanziano il governo, esattamente il contrario. Quindi questa è una grande battaglia che portiamo avanti. Certo, c'è molto rammarico nel vedere che una riforma così importante sia stata lasciata al destino delle comunità senza che il governo facesse nulla e quindi rimangiandosi tutte le promesse del 2014. Vabbè, ormai abbiamo capito che là fanno molte promesse e molta propaganda. Ma però anche un appello ai sindaci a partecipare ai consigli, perché altrimenti si perdono fondi. Esattamente. Non è colpa dei sindaci che si perdono alcuni fondi, si sono persi provvisoriamente dei fondi per una parte dei consiglieri metropolitani che hanno deciso di disertare, facendo perdere dei fondi ai comuni per le compostiere e la raccolta differenziata. Ma noi li salveremo comunque, perché ho già dato mandato di trovare la soluzione da qui a breve per ridare. Però è triste, devo essere sincero, è triste vedere alcuni consiglieri metropolitani che per interessi di parte non fanno un interesse collettivo. È stata una pagina triste, ma siamo abituati a vedere una parte della politica triste, vecchia o riciclata. Bassolino attacca. Bassolino, sono appena stata alla sua conferenza. Attacca il sindaco di Napoli De Magistris. Che onore. Un sindaco che non sa dialogare, un sindaco che fa muro e muro, un sindaco che non si è mai presentato alle riunioni della cabina di regia per Bagnoli, ha mandato una volta Piscopo, poi l'altra volta invece non è andato. E dice soprattutto che il comune, innanzitutto, sono le buche. Di Bassolino parleremo quando sarà il mio avversario. Per adesso Bassolino deve fare la campagna elettorale per vincere le primarie. Poi ho sempre detto, Bassolino rappresenta una fotografia della vecchia politica, la fotografia di chi ha distrutto la città di Napoli e la regione Campania. Noi ancora oggi paghiamo i danni di quella stagione politica. Lui è stato, diciamo, il monarca della monnezza, io l'ho detto e lo dico chiaramente, è colui che è il principale responsabile di una stagione dei rifiuti. Noi abbiamo tanti limiti, tanti difetti, abbiamo fatto errori, non siamo isolati, sicuramente siamo isolati dalla coppia Bassolino-Lettieri, siamo isolati dal sistema, siamo isolati dalle cricche, dalle lobby, dagli affari, da quelle clientele, massa di consulenze che abbiamo trovato quando siamo arrivati, dai politicanti che utilizzavano Palazzo San Giacomo come casa loro e non come casa del popolo. Da quelli sono isolato, ma sono orgoglioso di essere isolato da quelli. Invece questa è un'esperienza autonoma che vive tra la gente. Ecco, noi abbiamo dato voce in questi anni, tra mille problemi, a chi la voce non ha mai avuto. E quindi non vedo l'ora, lo dico sinceramente, di fare la campagna elettorale contro Bassolino e Lettieri, ma è presto, perché loro stanno facendo da mesi una campagna elettorale vecchia maniera e vecchio stile. Noi stiamo continuando a lavorare come ogni giorno, quindi non mi faccio trascinare in questa campagna elettorale. Quando inizierà vediamo, se sarà Bassolino sarà una bella campagna elettorale, ci confronteremo
e vinceremo le prossime elezioni. E come giudica invece, lo so che non vuole parlare ancora della campagna elettorale, però stamattina lo so che voi mi fate sempre parlare una storiella. Fratelli d'Italia presentava le primarie, un po' a sorpresa, insomma, no? Pare taglia la tela, insomma, spaccati anche su lettieri. Come lo giudica lei nella corsa elettorale questa vicenda? È positivo, è negativo? Ma più gente siamo, meglio stiamo. Nel senso, io mi auguro che ci siano più candidati. Come si formulare la domanda che Renato ti voleva fare? No, ma era chiara. No, no, ma l'ho capita la domanda. Io voglio unire i napoletani. Io posso unire i napoletani votando Luigi De Magistris alle prossime elezioni, così mettiamo d'accordo tutti. Il suo richiamo all'assenza del governo è totale. Beh, evidente, un'assenza, ma dire assenza è qualcosa di riduttivo, perché noi abbiamo avuto anche un ostacolo su molte partite. Penso a Bagnoli, penso anche ad altro, la città metropolitana, i tagli ai comuni, che non vengono rafforzate le forze dell'ordine della nostra città. Insomma, potrei fare un lungo elenco dell'assenza e dell'ostacolo da parte dei governi, e in particolare, ahimè, di quest'ultimo governo. Ma nonostante questo, Napoli si è risvegliata. Ecco, questa, la novità è questa. Perché altrimenti noi come se stessimo a raccontare un fallimento scaricando le responsabilità sul governo. Invece è esattamente il contrario. Nonostante la latitanza del governo e in qualche caso gli ostacoli del governo, questa è una città con le sue forze diventata credibile. Tanto credibile che nonostante Renzi dicesse a Apple vai verso nord, c'è qualcuno che comincia a scoprire il sud. E noi dimostreremo a questo Presidente del Consiglio che il sud va conosciuto, il sud va vissuto. Il Sud non si può raccontarlo come fa lui, e che il Sud darà una grande lezione di democrazia a quella parte del paese che pensa che il Mezzogiorno sia solo clientela, sia solo rassegnazione, sia solo mafia. Qua i problemi sono tanti, sappiamo che c'è la mafia, sappiamo che ci sono i prenditori, sappiamo che ci sono i politicanti, sappiamo che ci sono le cricche, ma sappiamo che la maggioranza della gente finalmente si è svegliata, non sta più a guardare, si sta schierando, si sta riappropriando dei propri territori, e questo dà molto fastidio a quella politica rappresentata dai Bassolino, dai Lettieri, dai Renzi e chi più ne ha più ne metta, che a loro piace quella vecchia politica dove decidono solo loro e gli altri sono dei sudditi. Adesso i sudditi si stanno riprendendo il potere e stanno decidendo loro, e questo credo sia un grande esempio di democrazia che sta partendo proprio da sud. La vera novità è questa, è il sud protagonista di una nuova stagione politica. Se vuoi colpare in tutta via, questo non è che venga a mettere fabbriche dalle nostre parti. Questo lo vedremo. Io si dovrebbe risolvere con insomma delle scuole di formazione per no, questo, studenti, questo lo vediamo. Per adesso abbiamo la notizia che mi sembra straordinaria. Poi se già la vogliamo ridimensionare prima ancora che inizi, noi andiamo avanti, siamo credibili, a noi quello interessa, non è tanto Apple, qua non è che siamo né fan di questo o di quell'altro, noi interessa il dato che a Napoli si sta investendo. A Napoli oggi si investe, io ricevo imprenditori napoletani, italiani e stranieri che vogliono investire a Napoli, e investono a Napoli perché Napoli è tornata a essere credibile sul piano nazionale e internazionale. È una città allegra, guardate anche la fotografia dell'altro giorno, no? Un pirellone triste, una piazza del plebiscito allegra, è una fotografia che non significa con questo dire, anzi, noi abbiamo molti più problemi di Milano, eppure rispondiamo col sorriso, rispondiamo con le libertà civili, con i diritti, con la fratellanza, con la solidarietà, e là rispondono mettendo il Family Day sul pirellone. E sono fotografie, secondo me, di due Italie diverse, però dove il motore del cambiamento questa volta spiacerà qualcuno, sta partendo da sud, e questa secondo me è una cosa importante, perché l'Italia riparte se riparte il sud, e noi stiamo ripartendo in modo diverso da come vogliono fare loro. Ecco perché tutte queste sono battaglie politiche. Bagnoli vorrebbero scrivere la vecchia pagina, il commissariamento, il potere centrale, le cricche, le lobby, l'apertura alle strade, quindi alle mafie che gongolano. Noi invece la Bagnoli nuova la vogliamo scrivere noi, insieme al governo, alla regione. Ecco, questo è proprio, qualche volta pure ricordo che i signori che avete citato prima ci accusavano di non avere visione politica, mi sembra che esattamente il contrario, cioè noi abbiamo una visione politica che stiamo attuando, ed è proprio quella che fa forse paura e che sta avanzando. Finito? Posso? Grazie.